Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, sono divenuti noti nel 2015 vincendo la 14ª edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, per poi raggiungere immediatamente un notevole successo commerciale con il singolo Everytime. Hanno successivamente partecipato al Festival di Sanremo 2018 con il brano Frida, Mai, 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 oltre a vincere diversi premi tra cui 3 Wind Music Awards, un Kids Choice Awards, un MTV Award e un premio Lunezia. Il dolore di Stash per la morte della fan. Il cantante di Everytime non specifica in che condizioni sia morta la giovane fan, ma nelle storie non nasconde il proprio dolore per questa perdita. Ho appena saputo che una delle nostre fan più accanite è venuta a mancare, Antonella. Sono vicino alla famiglia che in questo momento così difficile deve provare un dolore così forte. E ancora, è impossibile farvi capire la tristezza che sto provando in questo momento. Aveva anche tatuato il mio nome, fa sapere Stash, che condivide una foto del tatuaggio di Antonella. Stash e la morte di Antonella. Struggente e inconsolabile Stash, che prosegue. Sono a pezzi, scusate se non sono tanto attivo sui social. Ho appena riletto tutti i messaggi che mi aveva mandato, e la sua famiglia mi ha mandato una lettera che aveva scritto per noi. È struggente.